Buonasera, quindi ve l'avevamo anticipato, 24 ore fa la svolta c'è stata. I carri armati Leopard 2 tedeschi, i carri armati Abrams americani saranno inviati a Kiev e renderanno molto più forte la linea di deterrenza sul campo di chi si difende e cerca di ricacciare indietro gli invasori russi. Questa è la posizione di Biden, è la posizione degli Stati Uniti, ma è anche la posizione degli europei, come si è capito dalla giornata di oggi, che è stata una giornata di incontri e di annunci. Una videoconferenza veloce tra i leader alleati l'ha convocata. A metà pomeriggio il presidente americano Biden, il cancelliere tedesco Scholz, il presidente francese Macron e il premier britannico Sunak e Giorgia Meloni in collegamento con la Casa Bianca danno così via libera definitiva all'invio dei carri armati di cui si è tanto discusso negli ultimi giorni. La mossa americana è decisiva con l'annuncio poco fa della fornitura di 31 tank Abrams M1. Biden ha di fatto legittimato anche l'invio dei tedeschi Leopard 2, annunciato già ieri. Una prima compagnia di 16 Panzer arriverà in Ucraina insieme agli altri identici autorizzati da Berlino, forniti da Polonia, Finlandia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Danimarca. Con i francesi Leclerc e i britannici Challenger formeranno due battaglioni di una quarantina di mezzi ciascuno. La forza corazzata di terra che avrà il compito di fare da muro alla temuta offensiva russa di primavera. Ringrazio la Germania, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, dichiara subito il presidente Zelensky, ma francamente aggiunge il numero di carri armati e il tempo di consegna sono cruciali. Secondo il ministro della difesa tedesco ci vorranno 3 mesi perché i Leopard arrivino al fronte. I 31 Abrams americani invece devono essere ancora costruiti, non vengono dalle scorte federali e l'ordine presidenziale in sostanza riguarda lo stanziamento di 400 milioni di dollari all'azienda costruttrice, la General Dynamics Corporation. Anche in questo caso, insomma, si parla di mesi e Biden ci tiene a ribadirlo, non c'è nessuna minaccia alla Russia in tutto questo, aiutiamo l'Ucraina a difendersi. In mattinata Scholz al Bundestag aveva chiarito la posizione del governo, la Germania non entrerà in guerra, non saranno inviati soldati tedeschi e della NATO, niente aerei da combattimento né sottomarini. E nemmeno la no-fly zone chiesta ieri dal Ministero degli Esteri ucraino. Su questo non cambieremo posizione, potete fidarvi, ha garantito il cancelliere, ma non vogliamo che Putin governi in Ucraina, nessun paese deve essere il cortile interno di un altro. A queste condizioni l'invio dei tank appare dunque decisivo, secondo i tecnici NATO. Persa la linea di Bakhmut-Kiev, consigliata dal Pentagono, pensa ad una prossima controffensiva a sud, su Mariupol, le coste del Mar d'Azov, la Crimea, per tagliare i corridoi con le regioni già occupate. Si profilerebbe sul terreno, insomma, uno scontro poderoso con i mezzi corazzati protagonisti. Da qui la richiesta pressante dei Leopard. Finora in Ucraina gli eserciti rivali hanno messo in campo i tank ereditati dall'armata sovietica. Il carro armato tedesco spara fino a 6 chilometri rispetto ai 4 dei mezzi concorrenti. Il Leopard è più moderno, veloce, con un'autonomia maggiore. L'antagonista russo diretto sarebbe il carro T-90, più o meno con prestazioni analoghe. Tra i mezzi operativi e quelli in produzione nell'industria militare che da mesi lavora a pieno regime la Russia, può contare già su circa 10.000 unità. E siamo finiti a tornare a parlare di armamenti, come vedete. La verità è che in questa fase la guerra non lascia nessuno spiraglio negoziale, né viene ricercato. Del resto le posizioni russe sono tali da non aprire alla possibilità comunque di qualcosa di diverso dallo scontro sul campo e anche diplomatico, a parole, duro. E in questo caso anche sarcastico da parte della Russia di fronte alle decisioni di oggi del campo avverso. Nel più celebre manuale di tattica e strategia sull'arte della guerra di Sun Tzu è ribadito in modo molto chiaro: bisogna cercare di anticipare i piani del nemico. Anche per questo la Russia non aspetta le dichiarazioni ufficiali di Scholz e Biden per replicare nel modo più aspro possibile alla notizia del possibile invio dei carri armati tedeschi e americani in Ucraina. Comincia il portavoce del Cremlino, Peskov, di prima mattina, con dichiarazioni che suonano come anatemi. I carri armati dei paesi occidentali, dice, bruceranno sul campo di battaglia esattamente come tutti gli altri. La sola differenza è che questi sono molto costosi. Qualche ora prima aveva già declinato lo stesso messaggio, ma in un linguaggio più diplomatico, alla CNN.
Purtroppo più armi dalla NATO portano altre sofferenze agli ucraini, aveva spiegato, e porteranno anche altra tensione nel continente, ma questo non può impedire alla Russia di raggiungere i suoi obiettivi. Ma è con le parole del presidente russo Putin che la reazione di Mosca si configura come una risposta politico-diplomatica di più ampio respiro. Il presidente Biden deve ancora parlare, ma Putin già contrattacca sul piano storico. L'Unione Sovietica, spiega un gruppo di studenti, ha formalizzato la cessazione dello status di occupazione della Germania dopo la guerra, ma gli Stati Uniti no. E oggi le loro truppe in Germania sono truppe di occupazione in termini legali ed effettivi. Prima o poi l'Europa si riprenderà la sua sovranità, ma a quanto pare ci vorrà ancora del tempo. Parole cui fanno eco quelle della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, e che sono una risposta anche indiretta alle dichiarazioni del ministro Tajani. L'Europa, sostiene la Zakharova, deve svegliarsi dal suo sonno letargico. Non capiscono che gli Stati Uniti stanno trascinando l'Unione in una grande guerra. Washington ha creato sulle ceneri dell'Europa la sua Pax Americana. Reazioni di propaganda, si dirà, se non fosse che nelle stesse ore Mosca contrattacca anche con azioni concrete, mostrando cioè il più temibile dei suoi armamenti, il missile ipersonico Zircon, accompagnato da un avvertimento di Vladimir Putin: non permetteremo che vengano minacciati i nostri territori storici, rendendo così l'incubo di un'escalation del conflitto ucraino molto più reale.